Che costruzione! È precedente alla terra del peccato. Potrei insegnarti qualcosa. Nessuno può entrare nel Sancta Sanctorum! Levatevi, fratelli! Levatevi e date battaglia! Ho bisogno di spirito. La tua forza eguaglia quella dei nostri più grandi campioni. Hai idea di cosa potresti essere? Puoi entrare nel nostro luogo più sacro. La nobile eroina si è fatta strada sin qui solo per morire. Magda! E chi è che porti con te? La figlia di Adria ha del potere dentro di sé. Non importa, tua madre farà presto la tua stessa fine, piccola. Il frammento è mio. Inondate questo tempio con la sangue! Cosa intendeva dicendo che mia madre subirà il mio stesso destino? Che mia madre sia ancora viva, dopo tutti questi anni? Cerca di fare presa sulle tue debolezze. Isola la tua mente. Questa battaglia è stata troppo semplice. Sta giocando con noi. Dobbiamo tornare subito da... La pietra del mondo è stata cambiata. I nostri figli nascono deboli e muoiono presto. Il demone Nereza ha promesso di restituire loro il potere, ma invece li ha trasformati in creature deformi e li ha inviati in guerra contro di noi. Forse periremo, ma non prima di averla scaraventata negli inferi fiammeggianti! Questa locanda che vorresti aprire. Ho il secondo frammento della spada. Ricordo una luce dirigersi verso un villaggio di pescatori. Deve trattarsi di Wartam. Ah, ottimo, mia cara Lea. Fatevi portare lì dal traghettatore. Che Lea potesse vivere una vita diversa, normale. Purtroppo non è questo il suo destino. Quando non ci sarò più, soltanto lei potrà continuare il mio lavoro e decidere il futuro di questo mondo. Dopo che Re Leoric è impazzito, nessuno ha vissuto in questi luoghi per molto tempo. Quindi gli avventurieri hanno cominciato ad arrivare attratti dai racconti sulle ricchezze custodite nella vecchia cattedrale. Nuova Tristram è nata quando alcuni mercanti hanno deciso di stabilirsi qui per commerciare con gli avventurieri. È cresciuta rapidamente. C'erano molte fattorie da queste parti. Beh, prima che tutto questo iniziasse. Cos'è questa congrega? Non lo so, ma c'è qualcosa in loro, un'oscurità che non mi è nuova. La sento anch'io. La congrega potrebbe far parte di un male più grande. Forse dovevo combatterla.
Se devi combattere, hai bisogno della tua spada. Mio caro Edric, non disperarti, amore mio. Hai fatto tutto ciò che era in tuo potere. Il tempo che abbiamo passato assieme ha significato più di quanto le parole possano dire. Ma il destino sa essere crudele. Per porre fine agli orrori che affliggono il mondo, è necessaria la tua forza. Il mio ultimo desiderio è che tu sappia trovare la tua strada. Ti amerò per sempre, Mira. Hai accennato a tuo padre. Parlami di lui. Mio padre era un diplomatico. Vivevamo in un maniero a Caldeum, con servitori, terrazze e tutto il resto. Quando iniziarono i problemi, tutto cambiò. Per qualche ragione, si sparse la voce che mio nonno fosse responsabile della follia del re. Il lavoro di mio padre ebbe un tracollo. Nessuno gli rivolgeva la parola. Nonostante tutto, non perse mai la speranza che le acque si sarebbero placate. Ma non accadde. No. Preferirei non parlarne in questo momento. Perdonami, ho del lavoro da fare. Non so molto sul tuo ordine. Era il tuo destino diventare templare? No. Le nostre scritture dicono: come un contadino miete il grano, così l'ordine coglie e purifica le malerbe. Abbiamo dei versi simili. Cerca l'equilibrio in ogni cosa. L'assenza di alluvioni è la siccità. La mancanza di malerbe è la carestia. Se sei una malerba templare, hai trovato tale equilibrio. Non tutte le persone sanno essere forti come te. Io di certo non lo ero. Cerchiamo l'onore insieme, amica mia. Da dove vieni? Da Porto del Re, la città sul mare. Patria di grandi flotte mercantili e di infinite reti che puzzano di pesce. E che mestiere fai? Sto cambiando occupazione, a dire il vero. Non sembri adatto a un lavoro onesto. Ti sbagli, sono il ladro più onesto che incontrerai mai. Cercasi una reliquia scarlatta delle dimensioni di un pugno. È stata rubata 2 mesi fa durante una rapina alla banca della Gilda dei Mercanti. Gli individui che sono stati arrestati non erano in possesso dell'oggetto. Il legittimo proprietario desidera fortemente riavere la reliquia e offre una ricompensa per la sua restituzione. Sprechi il tuo tempo a correre dietro alle donne. Spreco? Non c'è tempo speso meglio. Ma non hai accanto nessuna di loro? Ne ho trovata solo una che valesse la pena di tenere, ma mi è scappata. Importuni le donne per coprire i tuoi errori? No, certo. A volte loro dovrebbero importunare me. Ho della nuova... Mi vai a genio! Riconosci la vera qualità della mia merce, al contrario di altri. Non posso portare altro.
Non abbiamo nulla di importante da fare? Eccola di nuovo. Se non fossi l'uomo sposato. Eventi orribili accadono in questo preciso istante. Vedo una città in fiamme e un vecchio amico che paga con la vita per aver rivelato la verità. Questo lo so. Oh, anche tu hai il dono della profezia? No, io lascia stare. Non dirlo, ascolta. Sono felice di fare affari con te, ma devi promettermi di non dire a nessuno dove hai comprato questa roba, d'accordo? Mi serve un passaggio per Wartham. Ti ci porterò, ma fai attenzione. Dal villaggio si leva del fumo. Stanno distruggendo la città! Fuggite finché potete! Uno degli uomini ha trovato uno strano oggetto nelle sue reti. Sembra l'elsa di un'antica spada, ma so che cela qualcos'altro. Il pescatore era contrariato, ma l'ho convinto a lasciarla al sicuro nella cappella, un luogo sacro per la sacra reliquia. Morte! A chi ha osato sfidare il potere della concreta? Vi prego, la mia famiglia si nasconde nella cappella con il resto degli abitanti. Dobbiamo raggiungerli! Non fuggire! Ti farei ammazzare! Non mi impedirete di avere la spada! Si mette male. I miei servitori ridurranno questa città in cenere! Sta per succedere qualcosa! La gente nella cappella ha bisogno del mio aiuto. Mi dirigo là. L'elsa di una spada è caduta dal cielo ed emette una luce incantata. Ne sai qualcosa? L'abbiamo trovata giorni fa. Vorrei che non l'avessimo portata qui. Vieni, ho lasciato Virgil di guardia.
Saremo felici di liberarcene. Tornerò a Tristram a controllare che zio Deckard stia bene. Dannazione, non è qui. Mentre ti dedicavi ai tuoi eroici viaggi, ho recuperato i 3 frammenti della spada e imprigionato i tuoi amici. Avrei dovuto aspettarmelo. Devo tornare a casa di Kane. La scelta sta a te, Kane. Usa le tue arti oradriche per riparare questa spada, o la tua cara Lea andrà incontro a una morte orribile. Tutto questo dolore, questa distruzione. Quanto vale questa spada per voi? Per me, nulla. Per il mio padrone, Belial, tutto. La tua rabbia è troppo forte, ragazza. Hai vinto questo scontro, ma se la spada non sarà mia, la otterrò da chi ne sarà in possesso. Alla fine, avrò la lama! Zio, non puoi morire. Niente può impedirlo ormai, ma c'è un'ultima cosa che devo fare. La spada deve essere ricostruita. Come sospettavo, la spada proviene dal paradiso celeste. Lo straniero è un angelo. Come affermano le cronache, la verità è nel profondo. Zio Deckard! Se solo riuscissi a controllare questo potere, forse avrei potuto salvarlo. Non è colpa tua. Magda è la sola a dover pagare per la morte di Kane. Magda e il suo padrone, Belial. Il diario racconta di un angelo caduto dai cieli mentre l'ombra dilagava dall'abisso. Lo straniero è la chiave di tutto questo. Uomo, angelo o Dio, dobbiamo trovarlo e aiutarlo a ritrovare la memoria. Quando il mio potere è esploso, per un istante sono riuscita a leggere la mente di Magda. È fuggita nelle terre alte. Puoi raggiungerle attraversando le caverne sopra Wartham. Sappi però che ti starà aspettando. Non ho paura di lei. Questo mio maledetto potere. Zio Deckard diceva che l'ho ereditato da mia madre. Ha cercato di insegnarmi a controllarlo usando le sue tecniche oradriche, ma non è mai servito granché. Però non ha mai smesso di credere in me. Era un grand'uomo. Il tempio sommerso anticamente era chiamato Sarceum Emporis. Era il più sacro fra i templi. Secondo le leggende, era lì che gli angeli trasmettevano la loro saggezza ai Nephilim. Imparato a combattere. Me l'ha insegnato mio fratello quando eravamo piccoli. Pensava che la balestra fosse l'arma migliore per me, perché mi avrebbe dato il tempo di filarmela se facevo qualche casino. Adesso lui dov'è? Oh, è sempre a Porto del Re. Immagino che ci rimarrà per un bel pezzo.
A quale abilità devo dedicarmi? Ti prego. Go. Adesso è una questione d'onore. Non dobbiamo esitare. La mia regina canta per me, la sua musica risuona dall'aldilà. L'aria è permeata dall'effluvio del terrore, ciò è di cattivo auspicio. What?
ragno si prepara il pasto. Dovrei addestrarlo. Prepari! C'è un lungo scontro! Lo spirito non basta. Ho bisogno di spirito. Che creatura mostruosa! Visto quelle colonne dietro le ragnatele, questo luogo fu eretto da mani antiche. Non ho abbastanza spirito. Lo spirito non basta. Non ho abbastanza spirito. Thank you.
tempo ero uno di essi, normale, puro. Poi la sua voce giunse a me. In quel momento ho capito chi dovevo servire. Devo uccidere chi minaccia la mia padrona e il potere oscuro che l'ha creata. Sono stato scelto. Non si apre senza chiave. Lo spirito non basta. Meno. Non si può ancora aprire. Ancora. Ho bisogno di spirito. Thank you.
Un colpo vincente! La mia padrona mi ha accettato. Avvicinati e prova il suo amorevole abbraccio. La tua dedizione è ammirevole. Ti prego, aiutami. È orribile. Succhia l'interiora dalle sue vittime. Oh no, no, è troppo tardi, la sento! La regina ragno sta arrivando! La regina ragno? Non ho abbastanza spirito. Non posso ancora servirmene. Possiamo andarcene da questo posto orribile. È stato terribile rimanere bloccata lì dentro in quel modo. Grazie agli dèi sei arrivata. Che cosa ci fai qui? Cerco un uomo rapito dalla congrega. La congrega? Li ho visti trascinare qualcuno nel maniero di Leoric. Forse era l'uomo che cerchi. Ah, ma potresti avere qualche problema ad arrivarci. Non che ne vada fiera, ma ho rubato il bastone di un potente sciamano Khazra. Il Khazra si è arrabbiato e mi ha inseguito fin dentro le caverne. Puoi trovare il bastone sul mio carro nelle Terre Alte. Se lo porti alla barricata dei Khazra, potrebbero farti passare. Un tempo queste terre appartenevano alla corona.
Bella scelta. Della nuova merce che sono sicuro ti piacerà. Ah, povera Lea. L'ha fatto così tanto. Kane era un bravo uomo, in grado di vedere più di quanto gli mostravano i suoi occhi. La sua scomparsa ha reso questo mondo più meschino. Una perdita che potrà essere ripagata solo con la morte di Magda e della sua congrega. Di solito non cerco vendetta, ma in questo caso spero che tu la faccia soffrire. Signore, non dirlo. Avevi ragione.